Bara da tempo abbandonata e abitata spesso da senza fissa dimora o extracomunitari. L'ex colonia estiva cattolica del lungomare delle Meduse di Torvaianica cambia da oggi uso ma non destinazione sociale. È stata inaugurata la nuova struttura residenziale per anziani gabbiani dall'idea di due imprenditori romani, Clarici e Longo, che utilizzando esclusivamente imprese del territorio hanno dato un nuovo volto alla struttura degli anni 50. È una struttura che al di là di quello che il territorio può offrire diciamo, tende a dare un servizio di particolare livello con un'assistenza agli ospiti curata nei particolari che anche se non collima molto con l'aspetto commerciale della questione, però è un obiettivo che noi ci siamo posto per poter dare il meglio a scelta poi di coloro che usufruiranno di questo servizio. Tutto quello che è connesso a questo tipo di attività che naturalmente richiede un tipo di affetto particolare, perché generalmente le persone anziane sono viste più come un fastidio che non come una salvo casi particolari. Quindi questo è il nostro obiettivo. Cerchiamo di ottenere praticamente non un ospizio, no? Ma un posto dove le persone anziane possono ritrovarsi e fare amicizia, trovare dei rapporti anche di comunicazione reciproca, che credo che sia la cosa fondamentale per una persona anziana che deve lasciare casa, no? E viene in una struttura che è completamente nuova. Grazie ad un investimento di 6 milioni di euro sono state edificate 65 stanze con affaccio sul mare o sui castelli romani, un'infermeria, una sala riabilitazione, una per cerimonie religiose e potrebbe portare ad una occupazione lavorativa per circa 100 persone. Anche se la struttura aprirà solo alla fine dell'estate dopo i controlli di routine, la proprietà ha già provveduto a ripulire il parco pubblico che si trova alle sue spalle e sta attendendo risposte per un accesso alla spiaggia. Noi immaginiamo che presto, quando sarà completamente finita, perché come vede non è ancora completamente finita, mancano dei dettagli, mancano l'arredamento, perché è necessario dare comunque una visione preventiva di quello che sarà, ci aspettiamo che ci sia una forte richiesta, perché una struttura di questo genere che ha tutte le caratteristiche per essere un albergo anche di buona qualità e con una visione sul mare che è eccezionale, perché stiamo proprio sul mare, proprio a ridosso, si visitano le ultime stanze del piano di sopra, c'è addirittura la possibilità col terrazzo personale, insomma, di avere veramente una suite alberghiera, e quindi ci aspettiamo che ci sia una bella richiesta con un riempimento, diciamo, abbastanza semplice, abbastanza facile, insomma.